Martino, la festa dei cornuti! Benissimo! E noi allora abbiamo lasciato Orlando, abbiamo fatto il check-out dell'albergo e ci stiamo dirigendo verso l'area della NASA, quindi dove c'è tutta la zona spaziale, dove sparano gli astronauti sulla Luna e bla 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 bla. È una bellissima giornata, cioè bellissima a confronto a quello che abbiamo passato, è una strepitosa giornata, nel senso che c'è un pochettino di parvenza di sole, poi ovvio ci sono un po' di nuvolette qua e là, ma va benissimo, siamo super contenti, infatti vedete sono già in canotta e sono le 11:48, ce la siamo presi un attimino un po' più con calma, anche perché appunto abbiamo dovuto fare il check-out, una cosa e l'altra. Abbiamo fatto colazione allo Starbucks, belli seduti lì, insomma sul tavolino, ce la siamo un po' un attimino goduta un po' così senza troppi cosi, ecco. Anche perché il biglietto della NASA l'avevamo già comunque riservato, l'avevamo già preso. Ovviamente uno ci va anche subito all'apertura dei cancelli, ecco, noi non siamo persone molto matutine da andare lì a strepitare, eh. E quindi nel senso andiamo appunto con la dovuta calma. E ora c'è un attimino da vedere perché abbiamo anche ritardato, non tanto per la nostra calma, ma anche perché a causa appunto dell'uragano ci sono stati ovviamente dei disagi e quindi tipo un ponte crollato, alberi abbattuti e poi tutta la zona, questa qua intorno alla NASA, ha avuto anche dei problemi di corrente elettrica, quindi è saltata la corrente, e non so ancora se è, diciamo, tornata. Abbiamo letto così delle news. E ora il discorso è che sul sito del parco della NASA, lì da visitare, non c'era scritto niente se non il fatto del ponte, che quindi ci saranno stati dei disagi, eccetera, eccetera. Io penso che possiamo entrare normalmente. Comunque, finché non siamo lì davanti ai cancelli, non si sa, quindi decidiamo di andare e via, nel senso, cosa volete fare? Ecco, andiamo a visionare. Tanto comunque poi noi dovremo comunque allontanarci da qua e cambiare area della Florida. Quindi, nel senso, andiamo a vedere. Voi venite con me, ovviamente. Quindi, go! Guardate! Un missile pronto a essere sparato dallo spazio! Destinazione raggiunta. Destinazione raggiunta. Wow! Ore, minuti e secondi che mangiano al prossimo lancio! Quanti missili! Razzi! Degli enormi XX large suppostoni! Tan 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 tan. Piccolino questo, eh? È proprio enorme confronto agli altri. Io già pensavo che questi erano grossi. Now, if you look out my windshield, a little to my left, you'll see two dark towers in front of us. Now, the smaller of those towers is Launch Pad A. That is the most heavily used and most famous. This is the firing room. Launch control for the about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made. Destiny is being embraced. That's an honor, sir.
communications checks will be incorporated astronauts in the cabin and at the communications tower door. During this period, once we do get the final command, the various tanks within the three stages of the Saturn V launch vehicle begin to pressure up. We have firing command. The firing command is in about an hour and a half, 6 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 20 seconds. That way, I guess, we all went to the moon.
Now, on the other side of those doors, you'll find an actual Cyber-5 moonlight. It's still the most powerful. Minchia che bestia. Una bestia, lunga, resistente, morbida. Bestia che roba. Bestia che roba, bestia che roba, bestia che roba. Snoopy, finalmente qualcosa di carino. In tutto questo ferro. Andiamo a vedere lì? Sì, amore, dove andiamo adesso? Andiamo nel negozietto. Adesso per uscire cosa di lì, amore? Amore, ma perché mi stai tirando la patossa? Arriva come c'è l'amore, ti arriva dal tetto. Andiamo da là. Amore, c'è l'acqua nello zaino. E apro, vieni qua. Le medicine, ma sto perdendo acqua dai piedi. Ok, ho avuto un piccolo problema con lo zaino che perdeva acqua perché mi si è aperta la bottiglietta, quindi avevo una piscina dentro lo zaino e infatti me ne sono accorta perché ho la maglietta bagnata e sentivo le goccioline che mandavano giù nelle gambe. Che è? Niente, va bene, ora abbiamo svuotato. Ce l'abbiamo mezza fatta, è rimasto bagnato ovviamente, ma... ho abbandonato di quello. Cosa c'è, amore? Niente. Là il lancio del razzo, dove li lanciano. E là cosa hanno detto che fanno? Dove li fanno, dove li tengono. Dove li fanno, dove li tengono, amore. Dove siamo andati prima, siamo andati prima. Sì. Stiamo passando. Attenzione, serpenti e alligatori, l'ho visto. Sembrava. Ecco la capsula che è andata sulla luna. Quello passa la prima bolla. Wow! Il mio uomo dello spazio! Eccolo lì, con Saturno contro. Oh, ora ho fame, ragazzi, però. Shuttle. Allora, il nostro pranzo di oggi è qua con pulled pork e qua Marco un hamburger che è una tristezza infinita, patatine, per me la bad, birra e Marco è andata a prendere qualcosa da bere laggiù dove ci sono le posate, la roba da prendere. Buon appetito, che tristezza ragazzi, non c'era altro. Ma ciao, ciao a tutti dopo un po' di viaggio di circa 3 ore. Insomma, abbiamo abbandonato la NASA e ci siamo diretti appunto qui dove siamo ora. Continua il nostro tour della Florida e siamo arrivati sul Golfo del Messico in una località che si chiama San Pietroburgo, però ovviamente non siamo in Russia, ma siamo sul Golfo del Messico e è vicino a un'altra località che si chiama Tampax, qualcosa del genere. Insomma, ora vi faccio vedere la nostra cameretta dove ci dormiremo un giorno, cioè una notte, cioè stasera, anche perché adesso sono già le 8 di sera e infatti fuori è buio e adesso vi faccio vedere la cameretta. Ok, entriamo subito nel bagno che è sulla mia sinistra dove c'è il lavabo, ci siamo appena lavati le mani, quindi se c'è qualche goccia, water e vasca, un po' vintage style, sì. Qua ci sono le nostre valigie, qui c'è la porta, sulla mia destra invece c'è lo specchio, ma ciao! Qui continuiamo, c'è un marchetto con un televisore, diciamo proprio per gli orbi come noi, che va bene.
una scrivania, una zona caffè, ma non c'è il, vabbè, insomma, una zona caffè, non c'è il coso, stavo dicendo il mini bar, ma c'è fuori, poi ho pensato il distributore, qua c'è il letto, poltrona, tavolino, divano, terrazzino, che ho già aperto per fare un po' di cambio d'aria. Ecco, allora il mare, c'è anche il mare, ma ovviamente noi non lo vediamo da qua. È dietro quelle case. È dietro quelle case là, il mare. Sì, noi abbiamo preso una cosa. Vedi, anche lì c'è, se vuoi, un canale. Un canale, du canale, eccolo lì, un canale. Ma non siamo a Venezia. Ma non siamo a Venezia. Perché siamo su un'isola. Benissimo, siamo su un'isolotta, ha detto il Marco. E questa è la vista, insomma, che vediamo. Per una notte va fin troppo bene, perché era di passaggio. Era proprio di passaggio, se no avremmo fatto troppo percorso poi domani o troppo questa notte. Insomma, quindi ci siamo fermati nel giusto chilometraggio, seguendo le indicazioni del Thomas. Vi stavo dicendo che qualità prezzo fuori dalla porta abbiamo proprio un distributore di faccio vedere. Vedete, la porta è questa. E qua ci abbiamo il distributore. Abbiamo il distributore delle bibite, quindi io sono molto contenta. E qui invece ci sono gli snack e bibite, e poi quella del ghiaccio. Vedete? E io molto happy! Mi piace che praticamente noi usciamo di qui in pigiamati, anche in mutande, e andiamo ai distributori a comprare. L'unico mio problema è che non vendono alcol questi distributori. Però poi per il resto va chiuso la porta in faccia. Benissimo. Ora sì, a parte che c'è la piscina e me ne sbatto le balle. Io volevo andare al rooftop a prendermi un cocktail. E lì è muore, dove c'è la piscina, al rooftop. Ma vai a farti il bagno? Se vuoi sì, se no no. No, io direi anche no. Ora vado però a far pipì, perché mi scappa. Perché lì è mare. Le mare, lì intorno, così come. Beh, ho capito, di notte. Figata però. Ok, sono fatta la doccia, in realtà prima abbiamo dormito sul divano, infatti adesso è mezzanotte e mezza, e Marchetto va a prendere la roba in pigiama, quindi adesso vi faccio vedere. Vado per il cestello, lo vuoi il ghiaccio? Io no. Gli orsetti non li prendi? Adesso sarà stato bravo.